Benvenuti signori all'angolo delle occasioni del quotidiano italiano. Oggi 8 febbraio 2019, l'estate si avvicina, guardate, le temperature diventano più calde, ma qui abbiamo una grandissima occasione. Abbiamo una dozzina di abeti, gli alberi di Natale usati dal circo che se n'è andato il 27 gennaio, che li ha lasciati morenti qui nei vasi, pronti a vostra disposizione. Procuratevi un mezzo se ce lo avete, ne avete bisogno, avete un giardino, piantate. Questi costano più o meno 100-150 euro cada uno, ma oggi noi li regaliamo qui su Corso Vittorio Veneto, in lungomare, vicino alla Guardia di Finanza. Abbiamo questo cimitero di abeti che vorremmo invece far resuscitare per metterli nei vostri giardini, fuori dalle vostre case e chissà addobbarli per il prossimo Natale. Per ora, grande occasione estiva. Sappiamo che qualcuno si è fatto già avanti. Sì, ne vorrebbero due a Palese, due a Bari, ma manca il mezzo. Manca un mezzo per trasportarli. E quindi un vivaio, il comune stesso, facciamo un appello. Faccio un appello alla dottoressa Traversa del settore giardini, il sindaco, l'assessore all'ambiente Pietro Petruzzelli, il presidente del municipio, associazioni, chi più ne ha più ne mette. Bisogna salvare queste piante, bisogna toglierle urgentemente da qui. Stiamo cercando di sistemarle. Io un paio me li dovrei prendere, sto cercando il mezzo. Stai cercando il mezzo? Certo. Poi ho chiamato un amico. Ma il fine giustifica il mezzo? Speriamo. Speriamo che giustifichi il mezzo. Io vorrei che giustifichi il mezzo. Ma tu proprio un paio, non riesci a prendere tre? Te ne dammo tre. Senti, sto aspettando un amico che sistema i giardini in villa. Per capire quanti. Per capire se si riporta tutti, tanto di guadagnato. Ecco. Dobbiamo fare in fretta, avete sentito signori, fate in fretta perché qui gli abeti vanno a ruba. Speriamo bene, ecco. Speriamo, eccoli qua. L'intenzione è quella. Che so bello pure a vedersi, no? Ah. È peccato. Perché uno li butta così? Bah. Poi hanno un costo. Non ti voglio rispondere, perdoni, no, censurami prima. No, hanno un costo anche. Se li hanno comprati, se li hanno comprati costano 100 euro l'uni quelli. Più o meno, no? Grosso modo, ecco. Vabbè, noi... Ma voi aspettate qui? Adesso aspetta, amico, sì, arriva stiamo aspettando risposte dall'amico. Vabbè, fammi sapere, perché sennò tolgo la televendita, capito? Come sta la televendita? Va benissimo. Televendita, quanto dai ad albero? No, gratis, è una finta televendita, li regaliamo. Speriamo bene, li togliamo di qui. Tra parentesi, se stanno così inclinati, marciscono di sotto e quindi moriranno, ecco, è un problema. Vogliamo alzare un altro? Alziamo, vediamo, dai, ce la facciamo. Dino, alziamo un picchio questi abeti, che poi marciscono da sotto. Dai, che state facendo un nuovo giardino a Bari, vi rendete conto? Cudo Zamandei, l'abete di Pisa è quello. No, asciutto. No, avanti che muovi, ti venga e andiamo su Paperissima.